che ci nascondiamo. E allora qual è la motivazione che deve venire fuori? È molto semplice. Diceva prima il vice sindaco Mazzuccolo che l'unione fa la forza. Diceva il sindaco Maiocca che ci sono stati dei passaggi istituzionali per ottenere questi beni. Io potrei aggiungere tante altre cose. Per esempio, non si riesce a capire con esattezza a chi debbano essere affidati questi beni. Perché le lettere che arrivano ai comuni, soprattutto al mio comune, parlo chiaramente per Grazianise, sono molto molto contrastanti tra di loro. Quindi non c'è molta chiarezza sulla gestione dei beni confiscati. Non c'è molta chiarezza perché non ci vuole che ci sia molta chiarezza. La forza dei sindaci qual è? È il popolo. Se il popolo è unito e dà una certa barriera protettiva, morale, che nessuno di noi va girando con i giubbini antiproiettili, né con le auto blindate o con le scorte. Se si ha questa barriera morale, le amministrazioni comunali, nella loro interezza, perché è giusto che sia nella loro interezza, hanno la forza morale, istituzionale, civile, di poter affrontare queste problematiche. No I nostri territori hanno questa endemia. Che cos'è l'endemia? L'endemia in medicina è una malattia che esiste, è una piaga che esiste, latente. Cioè sta sotto sotto. Poi ogni tanto viene un batterio, un virus e si trasforma in una epidemia, cioè ci ammaliamo tutti quanti. Noi abbiamo sui nostri territori questa endemia che è la criminalità organizzata. E la conosciamo, e non dobbiamo far finta che non esiste. Perché poi è comodo dire che non esiste, non è vero, sappiamo benissimo che esiste. Ma per tenerla ferma ci vuole la collaborazione della prefettura, questura, sindaci, amministrazione comunale, forze dell'ordine e soprattutto il popolo. Non vi scordate, perché il sindaco è chi rappresenta il popolo e senza il popolo non si fa niente. Grazianise tra poco vivrà lo stesso avvenimento che voi state discutendo qui, che noi stiamo discutendo qui. Lo vivrà perché anche noi abbiamo dei beni confiscati alla Camorra che appartengono al clan di Sandokan, al clan Schiavone. Abbiamo parecchi, parecchi terreni e l'iter amministrativo burocratico è ormai partito da parecchio tempo. Ora tra i giovani io vedo una giovane che ha la fascia di sindaco dei bambini, di sindaco dei giovani, scusa, ho detto bambini, sindaco dei giovani, sindaco dei ragazzi. L'insegnamento è chiaramente rivolto ai giovani, è rivolto a voi, perché se da qui a 50 anni, a 100 anni, noi moriamo, più in là possibile, no? Ci state voi dopo. E allora